Questo video illustra come realizzare un esperimento sulla carica e scarica di un condensatore mediante un sistema online PASCO Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un alimentatore capace di qualche volt in corrente continua, anche una comune pila da 9 volt va benissimo, un'interfaccia modello 500 o superiore, un sensore di tensione e naturalmente il computer su cui far girare il software di acquisizione. Il circuito da realizzare è questo: la sorgente di tensione, condensatore resistenza in serie e un deviatore a due vie. Viene misurata la tensione ai capi del condensatore. La componentistica per realizzare l'esperimento si trova per poche lire in qualsiasi negozio di elettronica. Questi fili arrivano dall'alimentatore, il deviatore, la resistenza, il condensatore. Per cominciare, noi utilizzeremo una resistenza da 1000 ohm e un condensatore da 330 microfarad. Se il condensatore è polare, come nel nostro caso, fate attenzione durante il montaggio a rispettare la polarità. Si noti che il deviatore è costruito, nel nostro caso, in modo che il filo rosso viene, a seconda della posizione dell'interruttore, messo in contatto con uno dei due fili neri. Per completare lo schema proposto, bisogna misurare la tensione ai capi del condensatore, cosa che si ottiene facilmente con i connettori a coccodrillo forniti col sensore di tensione. Accendete l'alimentatore e predisponetelo per qualche volt in uscita, 6-7 volt. Oppure, in alternativa, come detto, usate una batteria da 9 volt. Collegate il sensore di tensione al canale A dell'interfaccia. La predisposizione del software è molto semplice. Nel caso utilizzate Science Workshop, trascinate l'icona Sensori analogici sul canale A, scegliete Sensore di tensione, OK. E poi dalle opzioni di campionamento selezionate 100 Hz, 100 misure al secondo. Ok. Per visualizzare i dati in tempo reale durante la raccolta, trascinate l'icona grafico su quella del sensore, massimizzate. Se desiderate una scala temporale diversa da quella scelta dal software per default, che normalmente sarà 120-150 secondi, è sufficiente cliccare dove è scritto tempo sull'asse orizzontale e impostare come massimo, ad esempio, 30 secondi. Ok. Anche se utilizzate Data Studio, l'impostazione non presenta difficoltà. Dalla lista dei sensori scendete fino al sensore di tensione, doppio clic ed esso viene automaticamente collegato al canale A. Per impostare la cadenza di misura fate doppio clic sul sensore e impostate sample rate 100 misure al secondo. Ok. Per visualizzare il grafico in tempo reale, trascinate Voltage sull'icona grafico. Massimizzate. Cominciate la raccolta dati con Alt R. Fate scattare il deviatore. Vedrete il condensatore che si carica. Fate
e quando è stato carico per qualche secondo scattate di nuovo il deviatore, ottenendo così la scarica. Alt punto per terminare la raccolta. Autoscalate il grafico. A questo punto potete controllare, per esempio, la durata della carica o della scarica ingrandendo una parte dei dati con il tool lente di ingrandimento e poi, andando a prendere il cursore XY e trascinando, potete misurare, per esempio, quanto tempo intercorre tra la tensione massima e lo zero, oppure per arrivare a metà del valore massimo, e così via. I valori vengono letti direttamente sulle scale temporali e di tensione. Vediamo un'altra raccolta effettuata questa volta con Data Studio. Abbiamo sostituito la resistenza da 1000 ohm con una da 10.000. Prevedendo un tempo di raccolta più lungo, possiamo aumentare l'estensione dell'asse temporale trascinando una volta arrivati sulla scritta Time ed eventualmente espandere anche la scala di tensione. Abbiamo regolato l'alimentatore su circa 5 volt. Cominciamo la raccolta con Alt R. Il condensatore era già carico nel nostro caso. Spostiamo il deviatore ed assistiamo a una scarica molto più lenta di prima. Occorrono parecchi secondi perché la tensione torni a zero. Ovviamente anche la carica è simmetricamente più lenta. Rispostiamo il deviatore ed ecco la tensione che sale lentamente verso il plateau. Alt punto termina la raccolta. Anche in Data Studio naturalmente potete autoscalare e successivamente ingrandire con il tool lente di ingrandimento oppure andare a studiare i dati numerici col cursore XY. In questo caso i valori di tensione e di tempo sono riportati direttamente vicino al cursore che è calamitato sui dati. Si noti che il fatto che all'inizio della raccolta il condensatore sia carico oppure parta da scarico dipende dalla posizione del deviatore. Inoltre, se vi viene la polarità contraria a quello che vi attendete, è sufficiente scambiare tra di loro i morsetti del sensore di tensione. Nel confrontare i vostri risultati con i valori teorici, tenete conto delle tolleranze sulla resistenza, normalmente 5-10%, e di quella sulla capacità del condensatore, che può arrivare anche al 20%. Ovviamente questo problema si diminuisce di molto utilizzando componenti di precisione che costano solo qualche lira in più. Come interessante estensione di questo esperimento potete utilizzare un secondo sensore di tensione per misurare ai capi della resistenza. Ecco per esempio un'altra scarica e carica del condensatore. La traccia verde è misurata ai capi del condensatore, la traccia blu è misurata ai capi della resistenza. Si noti che utilizzando un'interfaccia 750 è possibile utilizzare il generatore di funzione interno al posto dell'alimentatore del deviatore. È sufficiente selezionare un'onda quadra tutta positiva, 5 volt di tensione
e una frequenza una frazione di Hertz, per esempio un centesimo di Hertz, 0,01. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.